Martino Locascio in mostra a Castellammare del Golfo, 101 scorie zen, scorie che raccontano storie. In realtà tu non sei un fotografo di professione, ma sei uno scrittore, uno psicologo, psicoterapeuta, tutt'altro. Di che cosa si tratta? Allora, questa mostra nasce da alcune foto che ho fatto con lo smartphone, in effetti non sono un fotografo professionista, in arenili che vedevo in Togo e Benin, ero andato lì per altre ragioni, ma mi colpivano questi frammenti di vita che emergevano dalla sabbia o dalle frasche e improvvisamente sono sentito chiamato. C'è la curatrice Emilia Valenza che li chiama rifiuti d'inciampo, cioè era come se io inciampassi in delle vere e proprie storie. Da lì il gioco 101 scorie zen, dal libro famosissimo 101 storie zen. Io credo che guardando ognuna di queste scorie ognuno può dare una sua interpretazione, immaginare chi è che ha lasciato quel tappo di bottiglia, quel pezzo di carta, quella buccia di banana, quella buccia d'arancio, e iniziare a viaggiare con la fantasia, iniziare a creare anche le sue storie. Una componente sociale ed ecologista, in che senso, Martino? Sì, è chiaro che da una parte c'è un livello che è quello che i rifiuti possono ancora mantenere una loro bellezza e quindi c'è una sorta di estetica, però dall'altro è il tentativo di dire attenzione, perché se continuiamo a macchiare la nostra madre terra, la nostra natura con queste scorie, chiaramente di lì a poco non ci saremo più. Tra l'altro a Castellammare veramente ho fatto qualcosa che non avevo fatto negli altri siti, cioè ho dato un'impronta molto più forte al messaggio ecologico, sia attraverso dei dati che sono davvero disastrosi rispetto alla nostra situazione, diciamo mondiale, non solo locale ovviamente, ma anche facendo delle installazioni proprio specifiche che utilizzano la sabbia di Castellammare, che utilizzano delle forme, dei legnetti, cose un po' raccolte in giro. Quindi è anche, ho sfruttato questa stupenda aula consiliare, questa chiesa, perché ha comunque sicuramente la forma di una chiesa, per riempire le nicchie e mandare un messaggio che ha a che fare sempre col sacro, perché la terra, madre terra, acqua, fuoco, tutti gli elementi sono sacri. In tal senso hai scritto pure dei versi tu a proposito di pregare. Sì, mi sono un po' divertita a fare una sorta di orazione per salvare il pianeta che appunto abbiamo appeso e poi che regaliamo a chi viene qui a visitare la mostra. E una cosa importantissima è che per ognuna di queste scorie ci sono degli haiku, e questi haiku sono stati scritti da autori tra i più importanti che ci sono nel panorama italiano, e c'è Claudio Magris e c'è Fabio Stassi, che credo sia molto amato anche da queste parti, c'è Franco La Cecla, c'è Paolo Di Paolo, c'è Emanuele Trevi, vincitore del premio Campiello, quindi diciamo veramente hanno prestato la loro scrittura, la loro parte poetica, e sono stati tutti quanti straordinari.